e di più qualcosa per riportare definitivamente in patria Salvatore Girone. All'interrogazione alla quale ha fatto riferimento vi era l'urgenza di una grave malattia contratta in India da Salvatore Girone. Non abbiamo ascoltato, signor Ministro, sul caso di Massimiliano Latorre parole chiare e definitive sul fatto che quando scadrà il permesso per motivi di salute a seguito dell'ictus che ha contratto Latorre in India, Massimiliano Latorre non tornerà in India. Quello che noi vogliamo sentirci è che Girone sarà per Natale a casa, e che il governo troverà il modo per assicurarlo, e che la torre resterà in Italia. Quando ascolteremo queste parole e troveremo questi fatti, ci dichiareremo soddisfatti. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3881 del deputato Sottanelli concernente le iniziative di competenza volte a salvaguardare l'operatività della postazione del 118 del comune Isola del Gran Sasso d'Italia in provincia di Teramo. Il deputato Sottanelli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto, onorevole. Grazie Presidente, signor Ministro. Il commissario ad acta della Regione Abruzzo per la sanità, nell'intento di attuare il piano di risanamento per l'uscita dal commissariamento, sta mettendo in atto delle razionalizzazioni della spesa, tra le quali rientra quella sulla riorganizzazione della rete dell'emergenza-urgenza territoriale e delle prestazioni del 118. Nel caso specifico dell'oggetto delle interrogazioni e sui rischi legati al depotenziamento del presidio di emergenza-urgenza del 118 situato nel comune di Isola del Gran Sasso. Caso emblematico di come spesso, per cercare di ridurre la spesa, si rischia di creare maggiori costi per il futuro in termini di welfare e di richieste di risarcimento danni, oltre ad aumentare le preoccupazioni della cittadinanza. Nel caso di specie parliamo di una postazione di emergenza che serve 5 comuni dell'area montana per un totale di 10.000 abitanti, tra i quali il comune di Isola del Gran Sasso, dove è ubicato un importante santuario, quello di San Gabriele dell'Addolorata, visitato ogni anno da oltre 1,5 milioni di pellegrini, ai quali si sommano i turisti della montagna teramana. Le chiedo quindi di intervenire per evitare il depotenziamento di tale postazione. Grazie. La ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, ministro. Grazie. Rispondo all'interrogazione evidenziando preliminarmente che il piano sulla rete dell'emergenza territoriale nella Regione Abruzzo, approvato con il decreto del commissario ad acta numero 95/2015, è stato elaborato in coerenza con le previsioni del regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Quest'ultimo provvedimento indica come standard l'attribuzione di un mezzo di soccorso avanzato, detto MSA, ovvero ambulanza con medico a bordo, ogni 60.000 abitanti. Pertanto, la provincia di Teramo, avendo una popolazione pari a circa 311.000 abitanti, dovrebbe essere dotata di 5 mezzi di soccorso avanzato. La nuova programmazione regionale, proprio per garantire la copertura ottimale delle zone con particolare difficoltà di accesso, ha previsto invece l'attivazione di numero 7 di MSA a fronte dei 4 attualmente esistenti, posizionati a Teramo, Atri, Giulianova, Sant'Omero, Alba Adriatica.